Una grande emozione, ho perso anche la voce, abbiamo festeggiato tantissimo. Felicità, tanta felicità, sollievo e orgoglio. È un punto di partenza, non lo ritengo un punto di arrivo, è solo una parte, come ho detto alle ragazze, abbiamo scritto una piccola parte di storia del Cosenza Calcio Femminile, è un punto di partenza perché il nostro obiettivo è fare sempre di più, sempre di meglio per la società e per la città. E proprio in questi giorni, prima di organizzare l'ultima partita di campionato, ho ripensato al primo anno, quando abbiamo iniziato, l'incertezza, la conoscenza delle ragazze, anche portarle in un ambiente nuovo, una società come il Cosenza, quindi stabilire delle regole, iniziare a parlare di calcio dalla colazione alla cena. Quindi è stato veramente un percorso sempre in crescita. Come ho detto anche alle ragazze, le ringrazio perché io sono cresciuta insieme a loro. Io ho iniziato 4 anni fa, appena ho preso UEFA B insieme a Cosenza, e sono cresciuta insieme a loro e continuo a crescere ogni giorno anche grazie a loro. Ogni allenamento mi insegnano qualcosa. Il bello di quest'anno è appunto questo, che siamo una squadra giovane e ci sono però alcuni innesti di esperienza che hanno dato tantissimo, sia in tecnica che in qualità tattica, ma anche in qualità anche comportamentale, come gestire l'ansia di una partita piuttosto che di un'altra. E in più c'era la freschezza, la sfrontatezza delle 2006-2005, che ci ha dato sicuramente una grossa mano. Adesso ci aspetta domenica la seconda partita della Coppa Italia, che è la fase interregionale, avendo vinto appunto la Coppa Calabria regionale, e poi il 12 ci aspetterà l'ultima partita del girone, è un girone composto da 4 squadre, poi vedremo se vinceremo tutte le partite, il nostro percorso in Coppa potrebbe continuare, quindi invece di magari fare una doppietta, chi lo sa, potremmo fare anche il famoso tripletta, ma questo è, come dico sempre io, un passo alla volta. Il prossimo campionato è un campionato bellissimo, che è quello di Serie C, è un campionato nazionale, non vediamo l'ora di programmare anche per la prossima stagione, e spero tantissimo che le ragazze possano divertirsi, apprendere e fare anche ottimi risultati. Il Cosenza è una società che secondo me si sta muovendo bene e questo è il percorso da fare. Stiamo partendo sempre dal basso per poi costruire e arrivare sempre più in alto. Non è facile e ci vuole tempo. E la femminile fa parte di questo discorso. Siamo partiti 4 anni fa con solo 2 squadre, Eccellenza e Under 17, poi abbiamo inserito l'Under 15, abbiamo inserito l'Under 12, quindi questo è sicuramente un percorso di crescita che non può farci fare altro che migliorare. Grazie Luisa e forza Lupe. Sempre forza Lupa.